Buon pomeriggio a tutti quanti dal Salone del Libro di Torino, sono in compagnia di Coach Berruto perché proprio in questo periodo con l'ADD Editore è uscito il suo nuovo libro Capolavori. Coach, innanzitutto grazie per essere con me e per essere insomma qui al Salone del Libro di Torino. Parliamo del libro Capolavori che hai appena presentato qua in Sala Olimpica e la prima domanda che mi viene da farti è: qual è la mentalità vincente? È una domanda che si fa spesso a chi si è occupato di sport, no? Perché tu potresti rispondere banalmente dicendo che più vinci più sviluppi mentalità vincente. Invece come si fa la prima volta? Allora io credo che la mentalità vincente passi attraverso l'analisi, che è poi l'obiettivo di questo libro, di riflettere sul gesto dell'allenare, ma sul gesto dell'allenare come capacità di e far esplodere il potenziale di un atleta, di una persona in generale, indipendentemente dal risultato finale della prestazione. È chiaro che il titolo Capolavori potrebbe preludere a una riflessione sulla vittoria, no? Sul significato. Invece io credo che un capolavoro sia la piena realizzazione di un potenziale. Poi qualche volta quella cosa può essere una medaglia olimpica, qualche altra volta può essere la vittoria di un torneo di quartiere, può essere quello di trovare un talento diverso. Io sono proprio il testimonial perfetto, avevo un talento azzerato come atleta, pallavolista, fortunatamente è andata meglio diciamo come allenatore, quindi l'idea è anche quella di immaginare, di accompagnare quel processo di ricerca del talento e poi di creare quelle condizioni affinché il tuo potenziale si possa esprimere al pieno. Quando succede è un capolavoro, non conta diciamo qual è il risultato. Coach, il suo capolavoro qual è? Io direi che la prima cosa che mi viene in mente è direi che non ritengo di averne fatti, ho cercato di fare il mio meglio sia nella lunga esperienza sportiva, prima pallavolistica, poi anche curiosamente per una breve porzione della mia carriera anche nel tiro con l'arco e così via. Adesso ho cambiato diciamo abbastanza radicalmente mestiere. Vero. Diciamo che se mi chiedi oggi questa cosa ti dico che la cosa che più si avvicina forse è una cosa che potrebbe capitare fra qualche mese e sarà una modifica di un articolo della Costituzione che per la prima volta nella storia della Repubblica introdurrà lo sport nella Carta Costituzionale. Sono il primo firmatario di una proposta di legge in tal senso. Tecnicamente dal 4 di luglio ogni giorno è buono per poter portare a termine l'iter e se succederà questa cosa, e sono molto ottimista, non sarà una cosa un fatto simbolico, ma sarà la nascita di un vero e proprio diritto allo sport. E se nasce un diritto tu devi poi strutturare politiche pubbliche che quel diritto lo difendano. Esattamente. La domanda che volevo farle poi in merito all'articolo che parliamo dell'articolo 33 è proprio sulla legittimazione del ruolo dell'atleta all'interno poi di quello che è il mondo del lavoro, perché l'atleta è vero è un atleta, è uno sportivo, ma è un lavoratore per quanto riguarda le aziende, le società, in qualsiasi tipo di sport e spesso non ha i diritti di un dipendente normale di un contratto nazionale del commercio o del turismo per esempio. Questo dovrebbe succedere in contemporanea all'altro evento epocale che ho citato ed è coerente ovviamente perché se tu determini un diritto è chiaro che poi occorre che quel diritto venga esercitato e potrebbe succedere il 1° di luglio quando entrerà in vigore una riforma del lavoro sportivo che per la prima volta nella storia anche in questo caso riconoscerà la dignità di tanti milioni di persone che non essendo professionisti, perché come sai soltanto poche discipline sportive con alcune sperequazioni, per esempio come nel basket, dove il basket maschile di serie A è professionista, ma quello femminile no, per esempio. Okay. E quindi ci sono milioni e milioni di persone che in questo paese hanno dedicato la loro vita allo sport e sono a tutti gli effetti dilettanti o mi verrebbe da dire quasi fantasmi, nel senso che a livello legale, esatto. Senza tutele, senza diritti, senza previdenza. Forse anche meno dei liberi professionisti. Io sono uno di quelli, io ho allenato per 25 anni in Serie A, per tanti anni, la nazionale italiana per 6, nella mia casellina previdenziale INPS c'è scritto 0 per quel lavoro. E non fa, insomma, piacere. No, anche perché è difficile oggi che un ragazzo possa immaginare di poter
dedicare la sua vita professionalmente al mondo dello sport, certo, cosa di cui abbiamo una necessità enorme. Allora, questa legge normerà questo mondo finalmente, ovviamente va fatta in modo anche sostenibile per la società, ci stiamo lavorando tanto in commissione, però questo è un altro, insomma, l'estate 2023 potrebbe essere veramente importante. Durante la conferenza diceva che ce ne sono due di eventi importanti quest'estate, questo è uno e l'altro? La Costituzione. Quindi, okay, quindi sono complementari. A distanza di pochi giorni, perché il 1 luglio, come dicevo, entrerà in vigore questa legge sul lavoro sportivo e dal 4 luglio tecnicamente sarà possibile votare l'ultima lettura della modifica della carta. Quindi tutti gli sportivi così. Diciamo che dopo ci sono estati indimenticabili per le medaglie olimpiche, abbiamo citato prima il 21, no? Questa estate del 23 potrebbe veramente segnare un cambio di paradigma per lo sport italiano. Me lo auguro tanto. E coach, tornando al libro, secondo lei il target ideale per leggere questo libro, perché abbiamo detto che è un libro che vuole comunicare un messaggio specifico, e spesso si dice che gli educatori ultimamente non stanno facendo un grande lavoro. Allora, lei mi dica se è d'accordo e mi dica qual è il target di riferimento specifico per leggere questo libro. Guarda, il target è volutamente il più ampio possibile. Io parlo dell'allenare, quindi il gesto di chi compone squadre. Mm-hmm. Chiaramente già qui usciamo dal perimetro strettamente sportivo, perché comporre squadre passa attraverso lo stesso gesto che si tratti di sport, di impresa, di scuola, di un ospedale, no? Cioè, laddove ci sono persone che si radunano intorno a un obiettivo, c'è un allenatore o un'allenatrice che tenta di condurle verso quell'obiettivo. Poi il sottotitolo dice però allenarsi, okay, e qui entriamo nella dimensione individuale dell'atleta, ma anche dell'allenatore, che non può mai dimenticare che l'esercizio del gesto allenare passa attraverso una necessità di aggiornamento personale. E poi c'è quel guardare altrove, e qui di nuovo ampliamo, diciamo, il target di riferimento, perché io credo che la curiosità sia un dono irrinunciabile. Tutti, sì. Quindi questo libro si rivolge certamente a coloro che gestiscono squadre, mm-hmm, di qualunque tipo, si rivolge a chi in quelle squadre gioca, no? Quindi fa l'atleta, diciamo così, quindi è chiamato a esprimere una prestazione, ma si rivolge principalmente a chiunque abbia la voglia e il piacere di considerare la curiosità come una cosa bella e quindi possa farsi accompagnare in questo viaggio che parla di sport, di arte, di musica, di letteratura, di poesia, insomma è un tentativo di dimostrare che lo sport è un fatto sociale totale ed è un fatto culturale. Si parla spesso di sport e cultura, sì, con la e congiunzione. Vorrei mettere l'accento su quella E, cioè lo sport è cultura. Con questo messaggio io congedo il coach Berruto, lo ringrazio di essere stati con noi e vi invito ad andare sul sito dell'ADD Editore e ovviamente su tutte le librerie online e fisiche per prendere Capolavori. Grazie. Grazie.